Il mio proposito in questa giornata, stamani e questo pomeriggio, sarebbe di leggere con voi i capitoli centrali, i capitoli importanti che parlano della misericordia di Dio, proprio nel centro della vicenda del libro dell'Esodo, nei capitoli 32 a 34, dove assistiamo al primo peccato di Israele e nell'episodio del vitello d'oro, e subito dopo alla riconciliazione tra Dio e il suo popolo grazie all'intercessione di Mosè. E lì, in questo quadro, che Dio rivela che il suo nome è misericordia, no? Quando proclama il suo nome parla di misericordia, di grazia, di favore, come vedremo. Vorrei quindi parlare prima del capitolo 32 stamani, con la prima intercessione di Mosè, e poi parlare soprattutto del capitolo 33 e del capitolo 34 questo pomeriggio. Però per iniziare la riflessione vorrei proporvi prima una breve riflessione a proposito di una leggenda e una seconda riflessione a proposito di un libro di Albert Camus. Parlano entrambi a modo suo della misericordia. La primo approccio è una leggenda medievale che racconta la storia del condottiero e della botte. C'è un condottiero ben conosciuto in questo tempo. A un certo punto della sua vita si è messo a riflettere, perché lui vinceva sul campo di battaglia, no? Era sempre vincitore, molto famoso, glorioso, arrivava e tutti i nemici scampavano, però in un ultimo duello, un'ultima battaglia, aveva sentito che le forze non erano più o meno le stesse, che aveva fatto un po' più fatica del solito, e si è detto: forse sarebbe tempo di mettere ordine nella mia vita. Per mettere ordine nella propria vita, nel Medioevo, uno andava a confessarsi. La confessione è una cosa seria, molto seria, non tanto per la confessione, per la penitenza. Perché la penitenza nel Medioevo non era soltanto tre Ave Maria, era un pellegrinaggio a Gerusalemme, un pellegrinaggio a Santiago di Compostela, una crociata o costruire un monastero. E il suo bravo condottiero, certo, aveva voglia di convertirsi, ma non fino a questo punto, mica era fanatico, come si dice a Roma. Quindi si è messo a riflettere lì, fatto una piccola indagine per sapere dove posso confessarmi, dove le penitenze non sono così difficili, esigenti. E ha saputo che lì nel Casentino c'era un vecchio monaco che aveva tanta, tanta comprensione per il condottiere del suo tipo. E quindi prende il suo cavallo, la sua armatura, tutto quanto, e se ne va a bussare alla porta del convento. E bussa. Arriva un frate che apre e richiude subito, e lui bussa una seconda volta: no, no, non vengo a rubare, vengo a confessarmi. Grida che arriva il fratello, allora dice: sì, voglio confessarmi, però con padre tale e tale, non con un altro. E vabbè, lo fa entrare, si mette a sedere in chiesa, no, si inginocchia in fondo alla chiesa, e poi arriva il vecchio padre con una barba lunga, 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 bianca, e si inginocchia nel confessionale e si mette a confessare i suoi peccati. Lì non posso raccontare, perché c'è il segreto, no? E non posso dire tutto quello che è stato raccontato nel confessionale, posso dire soltanto che è durato un certo tempo. C'aveva qualche cosa da raccontarmi. Alla fine il bravo monaco gli fa un piccolo discorsetto, una piccola omilia, no? Gli dà la soluzione, e la penitenza è il momento critico. E la sua penitenza dice: ecco qui una botte, una piccola botte, un tinello, e lo deve riempire d'acqua. Quando sarà riempito d'acqua, riempito proprio, no? Allora
lei saprà che tutti i suoi peccati sono perdonati. Felicissimo nostro amico. No, 2 minuti in chiesa per pregare un po', ringrazia il monaco e vampita l'offerta, poi sale il cavallo col tinello sotto il braccio e fila, gran carriera, fino al primo villaggio che trova sulla sua strada per andare a riempire la botte al fontanile. E arriva nel villaggio e si avvicina al fontanile quando si accorge che lì alla fontana ci sono alcune donne che sono venute a fare il bucato, che vedono arrivare in gran carriera sto condottiero, no? Con la lancia, l'elmetto, no? La corazza, tutto quanto, e una botte sotto il braccio. C'è la traccia di un sorrisetto sulle labbra della prima signora del villaggio, che diventa un sorrisetto sulle labbra della seconda, un sorriso, no? Sulla faccia della terza, e una bella risata sulla faccia della quarta donna, che dice: ma da dove viene questo tizio? È sua moglie che lo manda con la corazza, il cavallo, la lancia, la spada ad attingere acqua, no? È una bella risata. Il bravo condottiero si era confessato, un'anima pulita, quasi nuova di zecca, però qualche amor proprio ce l'aveva ancora. Dice: non devo necessariamente scendere dal cavallo ed attingere acqua proprio in questo villaggio, no? Ci sono altri luoghi. Quindi riprende il suo cammino, sprona il suo cavallo e fila di nuovo di gran carriera. Un po' più avanti c'era un fiumicello, dice: ci vado lì, no? Vado lì ad attingere acqua, no? Un piccolo fiume. E si appresta a scendere dal cavallo per attingere acqua, riempire la sua botte. Si accorge che questa volta c'erano ragazzi che stavano pescando nel fiumicello. E di nuovo, no? C'è l'uno che lo guarda: ah, ma chi è quello? E che cosa fa qui? E perché c'è il tino sotto il braccio? E qualche riflessione di qua, qualche barzelletta di là, e una bella grande risata di nuovo. E dice: ah, vabbè, lasciamo perdere, va. Il monaco non mi ha detto dove dovevo attingere acqua, quindi posso anche scegliere un altro luogo, no? Posso scegliere un altro luogo. E quindi riprende il suo cammino e cerca un luogo un po' più tranquillo, quindi si inoltra nella foresta e va a una certa distanza nella foresta, trova lì un piccolo stagno nella foresta, no? Guarda a destra, a sinistra, nessuno. Scende dal cavallo, prende il suo tino e si appresta a riempirlo di acqua, quando da dietro, dal cespuglio, esce un cinghiale che non aveva visto, che gli passa fra le gambe e lo butta giù nel fango e nello stagno. Quindi si ritrova lì, per terra, nell'acqua, con la botte sempre vuota. Bene, faccio la storia non troppo lunga, vi dico che ha provato nei villaggi, fuori dai villaggi, nelle foreste, nelle campagne, per giorni, per settimane, per mesi, senza mai riuscire a riempire il suo botte. Ogni volta c'era qualcuno, qualcuna, c'era un animale, c'era il vento, c'erano gli elementi che lo impedivano di compiere la sua mansione, e rimaneva sempre con la botte vuota, fin quando un giorno si ferma lungo la strada, dopo tanti mesi, come detto, infruttuosi, no? Dopo tanti fallimenti, si siede
e prende la botte e la mette sulle sue ginocchia. E la guarda, sta maledetta botte, sto maledetto tinello. E si dice, ah, sarebbe stato più facile andare in pellegrinaggio a Gerusalemme. Sarei già tornato. Sarei andato fino a Santiago di Compostela. Certamente. Sarebbe stato meno pericoloso, meno faticoso fare una crociata. E mentre guarda, nel suo occhio si forma una lacrima che esita un po' sul suo ciglio, scende sulla barbabra, il barbabra, poi si fa strada sulla sua guancia stanca, stanca, piena di rughe. Deve cercare a passare fra i peli della sua barba lunga. Arriva con una certa fatica la povera lacrima sul frumento, alla punta della sua barba. Poi, ultimo atto di coraggio, salta e cade nella botte. E guardate, in un attimo la botte si riempie e trabocca. Ecco la mia prima leggenda. Non la vorrei distruggere, è una bella leggenda. Dico tre cose. La prima cosa è che il cammino che ha fatto il bravo condottiero per scoprire, diciamo, cos'è la misericordia, la penitenza, un cammino lungo, lungo, ci ha faticato prima di scoprire. Una seconda cosa è che ha cercato per tanto tempo riempire la botte con acqua che veniva da fuori. L'unica acqua che poteva riempire la botte veniva da dentro. La terza cosa che potremmo dire a proposito di questa leggenda è che è un'immagine soltanto della penitenza, del perdono, della misericordia, ma che della vita stessa, ecco. La vita stessa inizia quando scopriamo che c'è qualche cosa di vuoto da qualche parte, no? Trasportiamo con noi un tino, una botte vuota, un tino vuoto, e cerchiamo di riempire. Come riempire? E siamo pieni di bisogni, di desideri. Che cosa può soddisfare finalmente il desiderio che c'è dentro di noi? Ecco, questa sarebbe la mia leggenda. Adesso faccio un'altra riflessione prima di entrare nel testo biblico, a partire da un libro di Albert Camus, che conoscete probabilmente, il premio Nobel di letteratura, nato in Algeria e morto in Francia un po' più di 40 anni in un incidente di motocicletta. E ha scritto parecchi libri, il più famoso è La peste, però ce n'è un altro, La peste di Camus è una specie di grande parabola dell'umanità, ecco. Ce n'è un altro che ha scritto dopo, che si chiama La caduta. La caduta. È un libro abbastanza bello, e fa una riflessione dicendo questo. Per sapere che cos'è il giudizio, non abbiamo bisogno di rivelazioni. Non c'è bisogno di rivelazioni. Gli uomini hanno inventato il giudizio e riescono a condannare da sé, lo fanno spesso e volentieri, spontaneamente. Non c'è bisogno di rivelazione speciale da un altro mondo per sapere come giudicare e come condannare. Però per sapere cos'è la misericordia o il perdono, lì è molto più difficile. Lì probabilmente l'umanità ha avuto bisogno di una rivelazione. E forse nella storia dell'umanità c'è stato un momento in cui si è parlato di perdono, di misericordia. È durato poco tempo, però, più o meno 2-3 anni, e la storia è finita male. Ecco la riflessione di Albert Camus sulla misericordia.
Adesso passiamo al nostro testo, testo del libro dell'Esodo, capitolo 33, capitolo 33 a 34, no? Che sono capitoli abbastanza importanti nel libro dell'Esodo. Conoscete il libro dell'Esodo, no? La schiavitù in Egitto, l'intervento di Mosè, le piaghe dell'Egitto, la Pasqua, l'uscita dall'Egitto, poi ora si trova nel deserto, abbiamo alcuni miracoli, no? Dio dà l'acqua, dà il cibo al popolo, e poi c'è una grande sezione che inizia col capitolo 19 e finisce, non finisce nemmeno nel libro dell'Esodo, finisce nel libro dei Numeri, capitolo 10, cioè la permanenza di Israele ai piedi del monte Sinai, che si chiama ogni tanto Oreb. E abbiamo lì una parte molto importante del Pentateuco, perché è lì che Dio dà a Israele la sua legislazione e le sue istituzioni più importanti, no? Proclama i 10 comandamenti, poi gli altri comandamenti, così via. Poi quello è importante capire, no? Che Dio, allora, dopo aver liberato il suo popolo, dopo aver dato la legge al suo popolo, no? Si comporta davvero sovrano, e nel mondo antico il sovrano ha bisogno di un palazzo. E se Dio è il sovrano di Israele, perché l'ha liberato? Perché gli ha dato di esistere come popolo, infatti, ha il diritto di avere un palazzo. E questo palazzo, lo spiega a Mosè come costruirlo, sarebbe il santuario. E nei capitoli, allora, 25, a partire da fine del 24 a 25, fino a 31, Mosè riceve le istruzioni sulla costruzione di questo famoso santuario. Sono fra i capitoli più noiosi di tutta la Bibbia, no? Perché abbiamo un elenco di oggetti, di suppellettili e così via, di arredi, dettagli minuziosi su quanti centimetri deve essere tale pezzo di tessuto e così via, no? Tutte le misure destra e sinistra, no? Però l'importante è che questo è il palazzo di Dio, no? È il vero sovrano di Dio, che merita di essere venerato come il sovrano di Israele. Perché il primo sovrano di Israele era il faraone d'Egitto, era il faraone, no? Che opprimeva Israele. Dio libera il popolo, quindi è lui che merita di essere il vero sovrano. Poi, bene, normalmente dovrebbe seguire una parte del libro dell'Esodo che racconta come Mosè ha costruito la tenda dell'incontro, la tenda del convegno, il santuario, e ha inaugurato il culto. Però c'è una interruzione, quindi prima che Dio sia proclamato sovrano di Israele, possa prendere possesso del suo palazzo in mezzo al popolo, c'è lì un incidente, è quello del vitello d'oro, che infatti può essere considerato come un rivale a Dio. C'è già il faraone, secondo il vitello d'oro, secondo il rivale. Chi è il vero sovrano di Israele? Questa sarebbe la domanda del libro dell'Esodo. Chi è il vero sovrano di Israele? Sarà il faraone? Perché Mosè sta sulla montagna e ci rimane molto tempo, forse un po' troppo a lungo, 40 giorni, 40 notti, quando il gatto è partito danzano i topi. E questo che accade. Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, si radunò intorno ad Aronne e gli disse: Orsù, facci un Dio che vada davanti a noi, perché quanto a Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa sia avvenuto di lui. È sparito, sparito. E noi abbiamo bisogno qui di un Dio visibile, no? Il Dio di Mosè è come Mosè, troppo lontano. Aronne rispose loro. Che cosa risponde Aronne? Aspettate un po' di pazienza. No, risponde subito. Staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli, delle vostre figlie,
e portatemeli. Così tutto il popolo staccò gli anelli d'oro che avevano ai loro orecchi e li portò ad Aronne, il quale li prese dalle loro mani e, dopo averlo modellato con il cesello, ne fece un vitello di metallo fuso. Allora essi dissero: «O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto». Quando Aronne vide questo, eresse un altare davanti ad esso e fece un bando che diceva: «Domani sarà festa in onore dell'Eterno». L'indomani essi si alzarono presto, offrirono olocausti e recarono dei sacrifici di ringraziamento. Il popolo si adagiò per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Ecco il breve racconto, abbastanza simbolico e forse un po' difficile da capire, ma provo adesso a spiegare brevemente di che cosa si tratta. Prima di tutto, il Dio di Israele, il Dio che ha liberato Israele, è un Dio che cambia la storia del popolo, no? Ha cambiato la sua storia. Interviene in Egitto, dimostra al faraone di essere più potente di lui, questo è lo scopo delle piaghe d'Egitto, non tanto di punire il faraone che di provare al faraone che Dio è più potente, che c'è in Egitto una potenza più importante, una potenza superiore persino al faraone stesso. Dio ha dimostrato questo. Poi fa passare Israele dall'Egitto nel deserto e lì proclama la legge, significa che il rapporto fra Dio e il popolo è un rapporto basato sulla legalità, ecco. Legalità e la legge, quindi inoltre questa legge fa parte dell'alleanza. L'alleanza basata sulla libertà, il popolo deve dare il suo consenso. L'alleanza entra in vigore nel capitolo 24 quando il popolo la accetta. Quindi Dio ha liberato il suo popolo affinché il popolo liberamente possa entrare in un'alleanza con il suo Dio. Bene. Adesso il popolo vuole un altro Dio diverso, non il Dio che ha liberato Israele e che gli chiede di comportarsi in modo responsabile. Questo, no? Se il popolo è libero, deve impegnarsi liberamente a seguire le vie del suo Dio. Allora si fa costruire un vitello d'oro, no? Un Dio più vicino ai suoi interessi, alle sue preoccupazioni, al suo modo di vivere, alla sua esistenza. Il vitello d'oro. Allora, che cosa rappresenta il vitello d'oro? Questo non si spiega nella Bibbia perché era conosciuto. Se leggete i commentari vi spiegheranno molte cose. Vi diranno per esempio che il vitello d'oro è quello costruito da Geroboamo che si è ribellato contro Roboamo dopo la morte di Salomone, no? Che già si era ribellato contro Salomone e che diventa il primo re del regno del nord, no? Quindi c'è una ribellione, il regno di Davide e di Salomone si spacca in due, divisione, no? Scisma, come si dice ogni tanto, e poi e Geroboamo, allora dice, la gente continua ad andare a Gerusalemme, meglio che la gente non vada a Gerusalemme, costruisco io un tempio a Betel e un altro a Dan, quindi uno a nord e uno a sud, e mette lì due vitelli. Era, questo sarebbe l'origine di questo racconto, no? Il vitello d'oro rappresenta la tentazione permanente di Israele, specialmente nel regno del nord, di adorare un idolo. Bene. Forse sarà vero, ma qui non appare, ecco, no? Non appare chiaramente, rimane soltanto nella terra. E comunque rimane la domanda: che cosa rappresenta il vitello e il vitello d'oro?
Quello che possiamo dire è che, prima di tutto, è una rappresentazione molto comune nel vicino Oriente antico. Avete sentito parlare del dio Baal, l'ultima volta che sono venuto ho parlato di Elia, del dio Baal. Una delle rappresentazioni più comuni del dio Baal è proprio il toro. Il toro. Però il toro non è il dio Baal. E molto probabilmente bisogna capire anche questo testo nello stesso senso. È un piedestallo, è un simbolo che non si confonde con la divinità, ma che rappresenta un aspetto della divinità. Ecco, no? E nel mondo antico certamente non confondevano la statua con il Dio, la rappresentazione con la divinità. Ecco. Questo fa parte delle polemiche di alcuni profeti, alcune polemiche che troviamo anche in alcuni libri sapienziali, persino nel Pentateuco, però la gente non identificava completamente il Dio con la sua rappresentazione. E quindi ogni tanto persino si vede una rappresentazione del Dio Baal che cavalca il toro o che è in piedi sul toro, quindi il toro non è che un simbolo della sua potenza, se volete, no? Questo sarebbe un primo punto. Il secondo punto, allora, che la religione di Baal, non soltanto di Baal, no? Ci sono altri dei, altre divinità che sono legate al simbolo del toro, è una religione evidentemente che mette in evidenza o mette in risalto un aspetto dell'esistenza che sarebbe la fecondità. Ecco, il toro è certamente un simbolo di potenza e di fecondità. Fecondità delle greggi. Ovviamente le greggi, come è l'animale più potente delle gregge, rappresenta la ricchezza che viene dal gregge e che aumenta quando aumentano le greggi, no? Cioè ricchezza economica. E perciò l'altro aspetto, il fatto che sia fabbricato con l'oro degli anelli e così via, non fa che aggiungere sottolineare piuttosto la dimensione di ricchezza che viene dall'economia. Ecco. Quindi significa, in poche parole, che la divinità qui rappresentata dal vitello d'oro è una divinità che corrisponde al desiderio di arricchirsi e di vivere nella prosperità economica. Ecco. L'orizzonte del popolo diventa un orizzonte più vicino, evidentemente, no? Più chiaro, sono i nostri interessi, no? E il racconto evidente è ambientato nel deserto, e nel deserto certamente mancano tante cose, no? Manca tutto, infatti, quindi è normale che nel deserto, nella situazione di penuria, di carestia permanente, sia nato il desiderio di trovare quello che è necessario per poter sopravvivere di giorno in giorno e di averlo in abbondanza, non soltanto avere un po' di manna ogni mattina e un po' di acqua ogni tanto quando c'è una roccia nelle vicinanze. Corrisponde ai bisogni di ogni giorno, bisogni quotidiani del popolo, questo Dio. E questo Dio, questa divinità che è rappresentata dal vitello d'oro, dovrebbe fornire al popolo tutto quello di cui ha bisogno. No? Tradotto in termini forse un po' più moderni, significa che il popolo limita la sua esistenza alla prosperità economica. Ecco, no? Mentre il Dio dell'Esodo aveva un progetto di società, progetto per il popolo, e lo educava alla libertà. Possiamo qui ritrovare alcuni elementi di cui ho parlato quando ho parlato di Elia. C'è un Dio più economico, o che mette in risalto soprattutto l'aspetto economico della vita, dell'esistenza, anche dell'esistenza collettiva del popolo, che sarebbe il vitello d'oro,
E dall'altra parte un Dio che ha una dimensione, allora nel senso largo della parola, politica, cioè che ha un progetto su quello che dovrebbe essere il popolo e la vita all'interno del popolo, la solidarietà all'interno del popolo, giustizia, equità all'interno del popolo, che è il Dio di Israele, che dà a Israele la propria libertà affinché possa scegliere liberamente il suo destino. Quindi la vita non si limita soltanto all'aspetto economico, bisogna scegliere il proprio destino, scegliere, fare le scelte giuste per orientare la propria esistenza e l'esistenza collettiva. Il popolo è responsabile nel deserto perché Dio gli ha dato la libertà. Non c'è più un faraone per decidere tutto, c'è il popolo che deve prendere in mano la sua sorte. E non c'è bisogno di leggere la leggenda del grande inquisitore di Dostoevskij, dei fratelli Karamazov, per sapere che l'umanità normalmente non gradisce tanto questo tipo di libertà. È un po' pesante, un po' pesante. E quindi la tentazione del vitello d'oro c'è sempre, no? E le tentazioni di Gesù nel Nuovo Testamento sono un po' di questo tipo. Pane in abbondanza, meraviglie in abbondanza, prodigi, beh, e poi avere qualcuno da seguire ciecamente. Le tentazioni, no? Di avere un grande capo che detta la condotta da seguire, meraviglie, no? Prodigi, e poi pane in abbondanza. Beh, vi vedo sorridere come... Capite che i discorsi dei politici non sono molto diversi, con niente nuovo sotto il sole. E la tentazione è quella, no? È sempre quella, di sapere cosa scegliere, qual è il nostro orizzonte. Ci integriamo la responsabilità, la libertà, prendiamo noi in mano la nostra sorte, Israele prende in mano la sua sorte, o preferisce il vitello d'oro? E lì preferisce il vitello d'oro, incoraggiato dal clero, cioè da Ronne, che ci trova il suo profitto pure probabilmente. Cioè Aronne non aiuta il popolo al discernimento, no, proprio va nello stesso senso, subito Aronne non frena il popolo, non prova a scoraggiarlo, no, subito lo fa. E vedremo che dopo sarà un po' così imbarazzato quando Mosè gli chiederà: ma che cosa hai fatto? Il testo è molto interessante perché subito dopo cosa abbiamo? È Dio che avvisa Mosè e dice: il popolo già mi ha tradito. Il Signore disse allora a Mosè, no? Torniamo, abbiamo assistito a quello che si svolgeva ai piedi del monte Sinai, e il narratore ci trasporta di nuovo sulla montagna dove Mosè era sparito per troppo tempo. Allora, il Signore disse a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto si è corrotto. Beh, è come in ogni famiglia, quando il figlio o la figlia ha fatto qualche papera, no, arriva la madre dice: tuo figlio, vediamo che cosa ha fatto tuo figlio. E il marito dice a sua moglie: e tua figlia che ha... Qui Dio dice a Mosè: tuo popolo si è già corrotto, che tu hai fatto uscire dall'Egitto. Mosè potrebbe dire: non sono mica io, ho lottato abbastanza per dire di no, no, e tu mi hai forzato finalmente a farlo uscire dall'Egitto. No, tuo popolo si è corrotto. Tu l'hai fatto uscire dall'Egitto, adesso appena arrivato nel deserto, appena un anno, già si è corrotto. Scendi adesso. E si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato da seguire, si sono fatti un vitello di metallo fuso, si sono prostrati davanti ad esso, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Beh, offerto sacrifici,
hanno bevuto, mangiato e si sono divertiti. Anche questo certamente fa parte dell'ideale legato al vitello d'oro: nell'abbondanza si può mangiare, si può bere e si può divertirsi. È una vita di divertimento, ecco, no? Questo è l'ideale, gran divertimento. E Dio dice: l'Eterno disse ancora a Mosè: ho visto questo popolo, ed ecco, è un popolo dal collo duro. Or dunque, lasciami fare, affinché la mia ira si accenda contro di loro e li consumi, ma di te farò una grande nazione. Quindi li sopprimo tutti quanti, li cancello dalla faccia della terra, e poi ti prendo te che sei rimasto con me, evidentemente non hai prevaricato, e quindi con te che sei rimasto fedele farò un po' come è accaduto nei primi capitoli della Genesi, al momento del diluvio. Tutti i corrotti spariscono nel diluvio, rimane l'unico giusto, Noè, che è il padre della nuova umanità post-diluviale. Qui si potrebbe dire che questo è una specie di diluvio, no? C'è una corruzione di tutto il popolo, questo popolo è corrotto, deve sparire, ma Mosè rimane e da Mosè nasce un popolo. Ma tutti d'accordo? E no, Mosè non è d'accordo. E lì il punto particolare: come mai Mosè non è d'accordo e perché Mosè non è d'accordo? Allora Mosè supplicò l'Eterno, il suo Dio, e disse: perché, oh Signore, dovrebbe la tua ira accendersi contro il tuo popolo che hai fatto tu uscire dal paese d'Egitto con grande potenza e con mano forte? E di nuovo, come detto, stavolta è Mosè che dice a Dio: è tu che l'hai fatto uscire, quindi è il tuo popolo, mica il mio. E perché dovrebbero gli egiziani dire: egli li ha fatti uscire per fare loro del male, per ucciderli sui monti e per sterminarli dalla faccia della terra? Desisti dalla tua ira ardente e cambia la tua intenzione di far del male al tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso dicendo loro: io moltiplicherò la vostra discendenza come le stelle del cielo e darò alla vostra discendenza tutto questo paese di cui ti ho parlato, ed essa lo possederò per sempre. Così l'Eterno cambiò intenzione circa il male che aveva detto di fare al suo popolo. Cioè, Mosè intercede e convince Dio di perdonare, e Dio perdona. Ma prima di tornare su questo testo fondamentale, no, e di spiegarlo un po' più nei particolari, vorrei dire una cosa: che questo testo là, passo a una parte un po' più tecnica, questo testo è un po' complicato, perché se uno paragona il testo che abbiamo nella Bibbia ebraica con il testo che abbiamo nella Bibbia greca, cioè la traduzione in greco di questo testo, e lo paragoniamo anche con il Pentateuco samaritano, che come sapete c'è il Pentateuco ortodosso della sinagoga, quello che ci è stato tramandato dalla sinagoga, e poi c'è il Pentateuco dei Samaritani, di cui parla il Vangelo più volte, che è simile ma non esattamente identico con il nostro Pentateuco. E poi i testi di Qumran sono stati riscoperti grazie a una capra nel 1947, nei manoscritti, una capra, andando a cercare una capra che il beduino ha scoperto una grotta, e nella grotta c'erano grandi vasi, grandi giarre piene di manoscritti. Se la capra fosse stata un po' meno capricciosa, mi dice il suo nome, non avremmo questi manoscritti. E nei manoscritti c'è un manoscritto che contiene parte del libro dell'Esodo, che corrisponde ma non esattamente a quello che abbiamo qui. E di tutto il capitolo 32, la parte che è sempre più diversa è proprio questa intercessione di Mosè, cioè il dialogo fra Dio e Mosè. Lì ci sono molte varianti,
da una parte nella 70 manca un versetto, nel manca un versetto nel testo massoretico, c'è Qumran anche un testo un po' diverso, beh, quelli. Significa che questo testo è stato fissato in epoca molto tardiva, se no avremmo lo stesso, no? Da tutte le parti, a Qumran, nei Samaritani, nella traduzione greca e nella versione ebraica. Ma ci sono molte, molte varianti e non è sempre lo stesso testo che si distacca dall'altro, no. Ogni tanto l'uno, ogni tanto l'altro. E significa la tradizione manoscritta è stata fissata in epoca molto, molto tardiva. Bene, questo è il primo elemento. Il secondo elemento che mi permette di dire che il testo è abbastanza tardivo è che ci sono contraddizioni nel testo del capitolo 32. Dio avvisa Mosè che il popolo ha peccato. Mosè intercede e Dio perdona. Su questi tre punti abbiamo contraddizioni. Quando Mosè scende, dovrebbe sapere, no? Che c'è un vitello d'oro. No, scopre e si stupisce. Quindi è come se Dio non avesse parlato. Dopo aver scoperto il peccato del popolo e aver reagito, come sapete, no? Rompe le tavole della legge, no? Si arrabbia. Mosè intercede di nuovo. Ha già pregato Dio. Ricomincia. No? E è detto, per esempio, alla fine, Mosè dunque ritornò dall'Eterno e disse: ahimè, questo popolo ha commesso un grande peccato e si è fatto un Dio. Nonostante ora ti prego, perdona il loro peccato, se no, cancellami dal tuo libro che hai scritto. Sono i versetti 31-32 del capitolo. Cioè, capitolo 32, versetti 31-32, Mosè intercede di nuovo per il popolo. E come vedremo, anche nel capitolo 33 intercede ancora una volta. Quindi Dio ha dimenticato. Dio soffre di Alzheimer, perde la memoria, perché Mosè deve intercedere di nuovo? Poi Dio ha perdonato, ma ci sono castighi, il popolo è castigato. Prima di tutto, beh, si potrà dire che Mosè castiga il popolo che distrugge il vitello, lo fa bere l'acqua che ha mescolato con le ceneri del vitello. Poi ci sono i Leviti e alla fine l'ultimo versetto 35 dice così il Signore percosse il popolo perché aveva fatto il vitello che Aronne aveva modellato. Dio ha perdonato, il Signore cambiò intenzione circa il male che aveva detto di fare al suo popolo. Poi ha detto: ci ha ripensato un po'. Beh, c'è un castigo. Quindi abbiamo alcune difficoltà con questo testo, perché cioè, Mosè dovrebbe sapere, non sa. Mosè intercede, poi intercede una seconda volta, almeno una seconda volta. Dio dice perdono e poi castiga lo stesso. No, la soluzione semplice è di dire: il testo che parla del dialogo fra Dio e Mosè, il testo che contiene anche l'intercessione di Mosè, è stato aggiunto in epoca tardiva al testo. E che se lo togliamo tutto fila molto più liscio. Mosè scende dalla montagna, scopre il vitello d'oro, si arrabbia, rompe le tavole, distrugge il vitello, fa bere al popolo non l'acqua mescolata con la polvere del vitello, intercede, ma Dio castiga il popolo e i colpevoli. Beh, questo fila liscio. Quell'elemento che disturba è proprio l'elemento che troviamo. Questa intercessione si trova in un testo parallelo, perché quello che vi ho letto è il testo dell'Esodo. Ora troviamo la stessa storia ripetuta da Mosè alla fine della sua vita nel libro dell'Deuteronomio. Deuteronomio 9 e 10 abbiamo esattamente la stessa storia raccontata quasi 40 anni dopo
da Mosè al popolo: ricordatevi le vostre ribellioni, e racconta tutta la storia. In quella storia alla fine c'è l'intercessione di Mosè. E con ogni probabilità, quando hanno composto il Pentateuco e hanno letto Genesi, Esodo, così, sono arrivati, cioè gli scribi che hanno ricopiato i testi, al libro dell'Esodo capitolo 32, hanno detto: sì, ma abbiamo letto nel capitolo 9, 10 del libro del Deuteronomio che Mosè intercede. Qui non intercede, Mosè non perde la memoria. Quindi se Mosè, quando racconta la storia nel libro del Deuteronomio, dice di aver pregato Dio e interceduto per il popolo, allora sì, l'ha anche fatto nel racconto che troviamo nel libro dell'Esodo, che hanno completato, però hanno messo l'intercessione subito all'inizio, mentre nel libro del Deuteronomio è alla fine, quando Mosè è già sceso, ha scoperto tutto, no? E si è messo a biasimare il popolo e così via, no? No. Nel libro dell'Esodo l'intercessione c'è, ma subito dopo il peccato. Allora, ritorno su l'intervento di Dio e l'intervento di Mosè, no? Che si trova subito dopo il peccato. Significa che subito dopo il primo peccato c'è l'intercessione di Mosè e il perdono di Dio. Che il perdono segue immediatamente la prima ribellione di Israele. E prima ancora del castigo, prima ancora di tutte le faccende che leggiamo, Dio accetta l'intercessione di Mosè, ascolta Mosè e perdona il suo popolo. Esalta certamente la figura di Mosè, e grazie a Mosè che il popolo si salva. Diremo nel Nuovo Testamento, dice un altro intercessore, ma l'immagine dell'intercessore che salva il popolo dalla condanna c'è già qui, ben presente. Riprendiamo brevemente il brano a partire dal versetto 7. Il Signore disse a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che ha fatto uscire dal paese di Egitto si è corrotto. Il popolo ha dimenticato l'Esodo. Dio poteva dire: il popolo si è corrotto, no? Il popolo che tu hai fatto uscire dall'Egitto. Cioè, se il popolo dimentica la sua liberazione dalla schiavitù, dimentica quello che è. Il popolo deve avere memoria dell'Esodo. Perciò richiamo all'Esodo si trova immediatamente qui, subito. Dio è il Dio dell'Esodo. È nell'esperienza dell'Esodo che si scopre il Dio di Israele, il Dio della Bibbia, il Dio dell'Esodo. È il Dio dell'Esodo, cioè dal passaggio dalla schiavitù alla libertà. Non è soltanto il Dio che dà la manna, che dà l'acqua, che protegge dai nemici, che permette al popolo di sopravvivere, no. È il Dio, Dio si definisce come il Dio che fa uscire dall'Egitto, che libera dalla schiavitù, che dà la libertà, anche se qui attribuisce tutto a Mosè, ma lasciamo. Si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire, la strada. Vedremo che questa è una parola chiave, specialmente per il capitolo 34. Il popolo vive quando rimane sulla strada, sulla via. Il Nuovo Testamento parlerà spesso della via. Gesù dice: sono la via. E negli Atti degli Apostoli i discepoli sono i discepoli della via. Via. La strada, essere sulla strada. Quando si fermano, si perdono, si smarriscono. Rimanere sulla strada. Il Dio dell'Esodo è un Dio che cammina, che non si ferma. Si sono sviati dalla strada, si sono prostrati davanti ad esso, si sono fatti un vitello di metallo fuso, si sono prostrati davanti ad esso, gli hanno offerto sacrifici, hanno detto: Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Beh, qui c'è confusione sulla liberazione. Liberazione perché?
E quella è la grande sfida del deserto, è di rimanere fedele all'ideale dell'Esodo e non sapere per quale motivo Israele è uscito dall'Egitto e qual è lo scopo finale della sua esistenza. Non per trovare un vitello d'oro, che è l'ideale, no, come detto, di ricchezza, di abbondanza, di prosperità, di fecondità e di divertimento. E questo è l'unico scopo della vita? Dio ha liberato il popolo soltanto per quello o per altra cosa? Per quale ideale? Per quale programma, si potrebbe dire, quale programma di Israele? E l'Eterno disse ancora a Mosè: ho visto questo popolo ed ecco, è un popolo dal collo duro. Questo versetto, fra parentesi, no? Manca nella 70. Perché Dio parla una seconda volta, no? L'Eterno disse ancora a Mosè. Questo ancora non si trova nel testo masoretico, nel testo ebraico, è stato aggiunto dalla traduzione per rendere il testo un po' più fluido. Ma e il Signore disse a Mosè, ma il Signore sta parlando a Mosè, non c'è bisogno di queste introduzioni. E quel versetto è ripreso di nuovo dai capitoli 9 e 10 del libro del Deuteronomio. Per completarlo hanno aggiunto questo versetto qui. Or dunque lasciami fare finché la mia ira si accenda contro di loro e li consumi, ma di te io farò una grande nazione. Quel versetto è logico, no? Dio è stufo di questo popolo che non può rimanere fedele più di 40 giorni, mentre Dio l'ha colmato di beni, gli ha dato la sua libertà, il popolo non può essere fedele. Quindi, giustizia chiara, no? Liquida. Colpevoli, condannati, il giusto rimane. No, abbiamo un bel esempio di quello nel racconto del diluvio. Delitto, castigo. Delitto, castigo, giustizia perfetta. Non c'è una piega. Mosè sarà risparmiato perché è rimasto fedele. Aronne no, invece. Aronne ha peccato con gli altri, invece è quasi più colpevole degli altri. Quindi dovrebbe sparire pure. No, rimane solo Mosè. E Mosè non è d'accordo perché introduce un altro principio. Mosè supplicò l'Eterno e disse: perché, o Signore, dovrebbe la tua ira accendersi contro il tuo popolo? Si tratta in questo caso del tuo popolo. Quindi c'è un legame fra di te e il popolo. Seconda cosa, Dio è molto sensibile alla sua fama, a quello che si dice, a quello che si scriverà nei giornali, quello che si dirà alla televisione, nei media. Il Dio di Israele non è stato capace di salvare suo. L'ha liberato per stroncarlo nel deserto. Aveva come unico disegno di farlo uscire dall'Egitto per massacrarlo nel deserto. Chi è questo Dio? Un Dio brutale, violento, crudele, arbitrario. E infine, quello è l'argomento decisivo che viene dopo gli altri, e spesso è quello più importante, che arriva alla fine, ricordati, è molto interessante questo, che è Dio che dice, cioè Mosè che dice a Dio di ricordarsi. La memoria di Dio è Mosè. Dice: ricordati di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Dio, quando si è rivelato a Mosè, gli ha detto: io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Qui non sembra ricordarsi di quello. È Mosè che gli dice: ricordati. Ricordati dei patriarchi, ricordati dei patriarchi, di quello che hai fatto per i patriarchi. C'è molta profondità in questo breve passo, perché dice Mosè a Dio: tu hai una storia con questo popolo, tu hai una storia che inizia da parecchio tempo, che inizia già con Abramo, Isacco, Giacobbe. Quindi conosci bene questo popolo. La storia non inizia con l'Esodo,
è più antica. E se hai fatto quello che hai fatto per Abramo, per Isacco e Giacobbe, non puoi adesso rinnegare quello che sei tu. È Mosè che qui insiste su questo aspetto e che fa sì che Dio subito capisce che non può cancellare la storia. La storia non può finire con il peccato di Israele. E tocca a Dio trovare una soluzione e toccherà anche a Mosè, evidentemente, come vedremo nei capitoli seguenti. Vorrei fermarmi adesso riassumendo brevemente quello, che se c'è misericordia, se Dio perdona, è perché Mosè intercede e tocca i punti sensibili della teologia, si potrebbe dire, del tempo, ricordando a Dio che ha una storia con il popolo di Israele, che questa storia ha un senso e che Dio non può cancellare una storia che ha un senso.